La straordinaria emozione delle processioni di Pasqua a Castiglion Fiorentino è tornata. Dopo 2 anni di sosta forzata a causa pandemia, quest'anno sono ripartiti, tanto sentiti dalla popolazione ma anche dai tanti visitatori, i riti pasquali. La prima processione, quella del Martedì Santo, ha mosso dalla chiesa di San Francesco, portando in paese la statua di Gesù nell'Orto degli Ulivi, coordinata dalla Compagnia di Sant'Antonio vestita di bianco. Il Mercoledì Santo, la seconda processione, che esce dalla chiesa di San Francesco con la statua di Gesù legato alla colonna, recata dai confratelli della Buona Morte con le cappe nere. La processione del Venerdì Santo inizia dalla collegiata e la compagnia del Gesù, vestita con le cappe blu, porta la statua del Cristo morto insieme a quella della Madonna addolorata, sorretta dalle pie donne. Appuntamenti tutti molto seguiti per un fascino che riporta direttamente al Medioevo, quando le confraternite distribuivano aiuto ed elemosine ai bisognosi. La prima uscita è stata molto seguita, ma c'è molta attesa per la processione del Venerdì Santo, quella che segna la fine delle celebrazioni della Settimana Santa. Ci sarà poi il silenzio del sabato, il Cristo che entra di corsa in collegiata il sabato sera e le celebrazioni eucaristiche della domenica.